una malattia cronica invalidante e costosa che comporta gravi complicanze e che attualmente colpisce più di 300 milioni di persone nel mondo. Sono i dati forniti in occasione della Giornata Mondiale del Diabete, che quest'anno è stata dedicata al miglioramento dell'accesso alle cure per le persone con diabete. Novembre perché è il mese in cui nel 1921 è stata scoperta l'insulina da due scienziati che poi sono stati premiati col premio Nobel per la medicina, che sono Banting e Best. 1921-2021, quindi quest'anno si celebrano proprio i 100 anni dalla nascita dell'insulina. E la nascita dell'insulina è anche il motivo per cui la Giornata Mondiale del Diabete del 2021 è dedicata a migliorare l'accesso alle cure per i pazienti affetti da diabete. Questo perché quello che per noi è scontato, ossia la visita da parte di un diabetologo, di un medico che conosca la nostra patologia, una terapia che per noi è gratuita e che è una terapia salvavita, che quindi per noi è un diritto assolutamente, in altri paesi del mondo purtroppo non lo è. E ancora l'accesso alle cure, l'accesso alla terapia insulinica è un privilegio che non è per tutti. La popolazione stimata in Regione Toscana è di 246.600 con 54.700 persone nella sola ASL Toscana Sud-Est, che comprende le province di Arezzo, Siena e Grosseto. Gli aretini sono 22.300. Purtroppo la prevalenza del diabete nella popolazione italiana in generale è intorno al 5,6% dagli ultimi dati ISTAT, che sono però precedenti alla pandemia Covid-19. Attualmente siamo intorno purtroppo al 7,8% nella provincia di Arezzo, quindi nel nostro territorio abbiamo una prevalenza di diabete che è maggiore rispetto alla popolazione generale italiana. I dati purtroppo sono destinati ad aumentare perché i nostri stili di vita moderni, l'alimentazione troppo ricca, l'attività fisica quasi assente dalla nostra vita e una condizione di vita piuttosto sedentaria aumentano il rischio di sviluppare il diabete. Per cui nel mese della prevenzione del diabete chiediamo a tutti uno sforzo per assumere degli stili di vita più sani, per dedicarsi a un'alimentazione migliore e a un'attività fisica regolare, proprio per invertire questa tendenza di aumento del diabete mellito nella popolazione, soprattutto nella nostra. E proprio ad Arezzo nasce una innovativa terapia cellulare per il piede diabetico. Il momento della pandemia è sicuramente stato un momento di forte criticità per seguire i nostri pazienti. Tanta della nostra assistenza l'abbiamo potuta fare solo in telemedicina e questo è stato assolutamente vincente. I dati sono davvero buoni per quanto riguarda le visite diabetologiche. La stessa cosa non è stata ulteriormente possibile per i pazienti con piede diabetico, i quali sono stati prevalentemente visti tutti in presenza. Purtroppo c'è stata tanta paura da parte dei pazienti di venire in ospedale, quindi di presentarsi all'inizio della patologia, all'inizio dell'ulcera, all'inizio del problema al piede, per farci vedere questi problemi nel minor tempo possibile, che è quello che per noi garantisce il risultato migliore in termini clinici. E quindi purtroppo abbiamo assistito anche a tanti pazienti molto gravi e soprattutto con ritardo di riferimento al centro. Quindi quello che chiediamo è che ogni volta che si presenta una complicanza agli arti inferiori in una persona col diabete, che questo immediatamente contatti il centro di diabetologia. Dopo aver ovviamente ascoltato il medico di famiglia in merito, per non ritardare assolutamente la presa in carico da parte dei diabetologi.